Villa Panfili si prepara per gli stati generali che inizieranno domani. Come altre volte, perché è una sede istituzionale da molti anni. Questa zona si chiama del Bel Respiro, la casina del Bel Respiro deve il suo nome a questo, cioè le correnti che dal mare portavano l'aria buona. Ecco, speriamo che anche questo possa aiutare coloro che devono parlare del futuro di questa nazione a avere idee più chiare ed essere più sereni nel indicare le soluzioni. Tra l'altro, se le parti sociali vorranno, che ci rappresentano, vorranno sentire, no, i loro rappresentati, gli basterà affacciarsi perché la villa continuerà comunque a rimanere aperta. Quindi le attività sportive e di svago dei cittadini sono comunque garantite durante questi giorni? Sono garantite nel rispetto ovviamente delle normative ancora vigenti. Soltanto un cancello verrà chiuso ed è quello che sta su via di San Pancrazio numero 10, che è l'ingresso monumentale ed è quello più ampio. Normalmente viene anche utilizzato quando ci sono incontri internazionali per fare raggiungere e far arrivare la logistica. Sicuramente, diciamo, gli ospiti illustri, il Presidente del Consiglio, entreranno dal cancello che è qui su via Aurelia Antica. Il resto degli ingressi rimarranno tutti quanti aperti e anche le attività dei cittadini che ovviamente continueranno a svolgerle. Nell'ultimo anno ci sono stati diversi atti vandalici. Questo vertice è stato l'occasione per risistemare alcune aree di Villa Panfili? No, direi di no, anzi crediamo che ci sia ancora molta confusione su quanto è successo. Il giro di prostituzione maschile che c'è tutti i giorni continua a Fiorente, le siringhe abbandonate in zone particolari continua ad esserci. La villa non è aperta al pubblico, quante volte viene utilizzata in media ogni anno per eventi istituzionali? Pochissimi, 5-6 l'anno forse. E domani anche noi faremo un piccolo video lì davanti, rivolto al Presidente del Consiglio. Come, ecco, lui e le istituzioni sono venute a trovare noi, vengono a trovare noi in questi 10 giorni, sono sicuro che ai cittadini farebbe piacere andare a trovare, no, le istituzioni e le sedi. Lo fa il Quirinale, lo fanno anche altre sedi istituzionali, è necessario che anche il casino del Bel Respiro torni ad essere frequentato dalle persone.